Durante il tirocinio post laurea ho avuto modo di conoscere una famiglia che aveva una bimba, adesso ha una ragazza autistica, e c'è stato un amore, scusate, ma io quando parlo di lei mi commuovo. C'è stato un amore a prima vista e lì comunque io mi sono resa conto che non avevo in mano delle strategie per poterla aiutare. Io sono Anita, la mamma di Vasco, e ha 14 anni, mio figlio, e frequenta la terza media d'Alba Adriatica. Lui è un bambino non verbale, però ecco, ha un autismo medio grave, è abbastanza gestibile, quindi grazie diciamo, alle terapie che abbiamo seguito dall'inizio, quindi dai suoi 3 anni, non è violento come bambino, è molto affettuoso. Questa cosa un po' insomma, ci aiuta perché sappiamo che tante situazioni insomma, di genitori con situazioni un po' diverse dalla nostra, quindi ci riteniamo fortunati per questo. E lui non è, appunto non è verbale, noi abbiamo seguito fin da quando era piccolo appunto le terapie all'ANFAS di Teramo, poi arrivati ai 6 anni abbiamo lasciato e abbiamo intrapreso la terapia ABA, che è una terapia appunto per il momento privata, però ci ha dato diciamo tanti risultati a livello comportamentale, quindi lui appunto per questo si gestisce bene. Mi sono specializzata attualmente, quindi sono una terapista ABA, che sta per analisi applicata del comportamento, ed è quella scienza che studia il comportamento umano per cercare comunque di migliorare le qualità di vita del bambino con comportamenti che sono significativi nella vita del bambino. Come dice la parola, lo spettro autistico appunto è un disturbo che ha un range, no? Di espressione molto variegato e che viene a configurarsi a secondo della tipologia, delle caratteristiche. Abbiamo ragazzi e ragazze che hanno una disabilità intellettiva, talvolta anche no, con gravi ripercussioni a livello no, espressivo. Per cui questi ragazzi necessitano di interventi, no? Di interventi che possono essere riabilitativi, educativi e anche espressivi. Io già a 15 mesi mi sono resa conto, poi ci siamo subito mossi per tutte le varie, insomma, i test, per i vari test e per poi farlo entrare. Lui è entrato subito a 3 anni a fare già le prime sedute. I bambini più piccoli che noi, cioè con i quali io lavoro, hanno 18 mesi, quindi appena hanno comunque una diagnosi o comunque anche un campanellino d'allarme, ci sono quelle famiglie che vogliono comunque intervenire subito, chiamano subito e quindi noi possiamo intervenire tranquillamente subito. Naturalmente con un bambino di 18 mesi tutto è in modalità gioco, quindi l'insegnamento passa attraverso il gioco. Tutto ad un tratto lui non ci guardava più tanto, poi ha iniziato a guardarsi la sua manina, voleva guardare sempre i titoli di coda dei cartoni e non il cartone stesso, ha cominciato poi a girare intorno a, che ne so, al divano oppure intorno al letto. Quando magari giocava, parliamo sempre magari dello stesso esempio, faccio sempre lo stesso esempio della torre con le costruzioni, quando cadeva. Il delirio, quindi diciamo, di lì capisci, una madre poi lo capisce. In realtà tutto quello che è intorno no, ma una madre lo capisce. I campanelli d'allarme ci sono. Quale può essere comunque l'assenza o la regressione del linguaggio? Il bambino può presentare comunque lo sguardo diffuso, può non voltarsi al richiamo, al semplice comunque, cioè ti chiamo col nome e non ti giri. Comportamenti stereotipati e ripetitivi. Ad esempio, ecco, mi viene in mente questo bambino di 18 mesi, lui prende la sua macchinina e non gioca con la macchinina, ma lui passerebbe ore e ore a guardare il movimento della ruota della macchinina. Quelli sono stati, diciamo, in primis il primo segnale. Poi, ovviamente, questo linguaggio che non è mai, mai arrivato, quindi essendo un maschietto, magari uno pensa ritarderà un po', però poi non è mai arrivato. Noi lavoriamo, e anche la cooperativa Sirena lavora su una nuova frontiera che si sta imponendo e che necessita di un'attenta, come dire, valutazione e attenzione.
Parliamo di quei ragazzi e ragazze dello spettro autistico che hanno delle caratteristiche per cui l'ambito intellettivo è funzionante, è funzionale. Sono ragazzi molto intelligenti che hanno caratteristiche cognitive ben sviluppate. Sono quei ragazzi che hanno delle competenze pratiche molto molto limitate, che hanno interessi stereotipati, che hanno pochi interessi. Sto lavorando con un bambino comunque verbale e lavoro sulla relazione col pari. Prima facciamo una simulazione, quindi io sono l'amichetta, non sono più quindi in quel caso la terapista, quindi proprio simuliamo un momento di gioco, quindi c'è uno scambio appunto verbale e poi il momento di gioco. E poi organizzo insieme alla mamma una sessione con proprio l'amichetto di scuola. Quindi facciamo quello che ha fatto con me precedentemente, lo fa con il compagno di classe. Io in quella circostanza mi tengo comunque lontano per vedere se comunque quell'abilità è stata appresa, se ha bisogno ancora comunque di un aiuto. E se vedo che va comunque da solo, benissimo, non intervengo mai. Se invece vedo che comunque ha bisogno ancora di qualche piccolo aiuto, di qualche piccolo prompt, chiamiamolo in maniera tecnica, vado vicino al bambino e do dei piccoli suggerimenti per l'interazione. Se il bambino è verbale, ha delle strategie. Se il bambino non è verbale, ne abbiamo delle altre, perché comunque lavoriamo con tutti i bambini, sia verbali che non verbali. Pasqua no, non parla, però appunto io con questa tastiera ho sia quella portatile che, diciamo, anche tramite computer, quando vado in giro ho quella portatile, oppure a scuola invece utilizza il computer maggiormente, lo facciamo scrivere. Ovviamente lui riesce a scrivere molto di più con i genitori che non con gli operatori, perché lì c'è anche una questione di fiducia, c'è anche una questione di saper tenergli la mano, cercare di, insomma, metterlo a suo agio, che non sempre ci si riesce, però almeno questa è una porta rivolta al futuro, insomma, sappiamo che questo è uno strumento per poterci comunicare, quindi è già tanto. Però abbiamo anche ragazzi grandi, cioè ragazzi che ad esempio non ci lavoro direttamente io con questo ragazzo, però il più grande attualmente lavora. Quindi ha continuato questo progetto con l'associazione e adesso sta facendo il collaboratore scolastico presso un istituto superiore. E quindi non c'è una fine al trattamento. Il trattamento inizia quando comunque c'è una diagnosi e la famiglia dice sì, questo è il percorso giusto per mio figlio, voglio che comunque mio figlio segua questo percorso, ma non c'è una fine. La neurodiversità è una dimensione dove gli aspetti emotivi, gli aspetti relazionali, gli aspetti affettivi hanno una connotazione ben precisa e questi ragazzi hanno soprattutto bisogno di interventi educativi. Faccio un esempio, hanno difficoltà ad andare nel mondo. Che significa difficoltà ad andare nel mondo? Cioè, da un punto di vista motorio, essi sono ragazze che sono funzionanti. Però ecco, mancano di quelle chiavi di lettura della realtà, per cui si perdono, hanno poca conoscenza, no? Della complessità della realtà. Premettiamo una cosa importante, sono ragazzi che hanno una bassa stima di sé, quindi autostima molto bassa. Ragazzi che pensano che di non essere come gli altri, di essere di meno rispetto agli altri, e questo li porta spesso e volentieri a ritirarsi, a stare dentro casa, anche se da un punto di vista intellettivo funzionano molto bene. Nel momento in cui gli chiediamo di scrivere come è andata la giornata, per esempio oggi c'è la gita, quindi stasera magari scriverà come sarà andata la gita, qualsiasi richiesta gli si fa, lui comunque risponde anche con del lessico anche ricercato a volte, che appunto ci ha stupito, perché all'inizio si pensava che non sapesse leggere e scrivere, che non era contestuale, quindi non si rendesse conto di quello che aveva intorno, invece poi si è rivelato tutto l'opposto. E io sono sicurissima che tanti ragazzi come lui in realtà hanno questa capacità
però purtroppo, diciamo, sia per come li si vede, sia diciamo, per come li si vive, non gli si dà questa, diciamo, né la chance e né, diciamo, il fatto di credere che loro possano fare questo. Loro sono molto attenti, loro hanno delle antenne orientate a 360 gradi, per cui vanno a percepire quello che loro si aspettano, cioè critica, biasimo, non riconoscimento e soprattutto che venga detto un qualcosa, l'altro di qualcosa, per cui io non vado bene come persona. Sono ragazzi e ragazze che appunto hanno bisogno di un cosiddetto mediatore sociale, di una mediazione sociale che permetta loro di avere informazioni circa i contesti, i luoghi, hanno questa funzione di accompagnarli nella società. Un esempio classico che si faceva negli anni passati era proprio questo, accompagnare il ragazzo per esempio alla conoscenza di un supermercato. Anche noi, cosiddetti normodotati, nel contesto diciamo della realtà, in un concetto di neurodiversità, anche noi quando andiamo in un paese nuovo, andiamo in un supermercato che non conosciamo, facciamo fatica a collocare mentalmente, andare a botta sicura per trovare un reparto, no? Un luogo dove, che per esempio noi se andassimo allo stesso luogo, diverso tempo, stesso, troviamo subito dove andare. Sappiamo, abbiamo una mappa, no? Una mappa del supermercato. Così anche questi ragazzi o spettatori autistici hanno bisogno di imparare una mappa del contesto in cui vivono. Le battute di spirito, le affermazioni che spesso si fanno nel gergo, no? Sociale. Per esempio, quando si va al bar, no? Ci si avvicina una persona, no? Si saluta, buongiorno, e l'altro saluta di nuovo. Una persona conosciuta, Giuseppe, ciao, come va? Ti posso offrire un caffè, no? E questi ragazzi e ragazze non hanno queste competenze. Per cui si meravigliano del fatto, no? Per esempio, del salutare. E in un contesto normodotato, questi ragazzi vengono, come dire, fra virgolette, definiti poco rispettosi, perché anche dice saluta, no? Oppure questi ragazzi chiedono, ma perché devo offrire il caffè, no? Perché, no? Se io offro un caffè, prendiamo un caffè e facciamo il 50%, no? Ecco, le cosiddette convenzioni sociali, ecco, queste cose mancano. Dopo la prima supervisione iniziamo comunque con le sessioni sia domiciliari, perché comunque è fondamentale che questo approccio venga fatto in tutti gli ambiti del bambino, quindi si lavora prettamente in ambito familiare, poi entriamo a scuola e da parte nostra c'è collaborazione anche con i centri che comunque frequentano i bambini. Quindi massima collaborazione, perché sappiamo che il raggiungimento massimo di un obiettivo si ottiene appunto con la collaborazione, che è fondamentale, perché se ognuno comunque lavora per sé l'obiettivo non si raggiunge, o comunque si raggiunge con più fatica. Il periodo più problematico è stato la scuola dell'infanzia, perché comunque era in fase di certificazione, ovviamente. Le nostre difficoltà sono anche tanto gli insegnanti, gli assistenti che non sono preparati, che non già, diciamo, anche già 10 anni fa era già diverso rispetto ad adesso, però comunque ancora c'è tanto da fare. Quindi lì è stato problematico. Invece, per quanto riguarda poi la scuola elementare, abbiamo iniziato col piede giusto, perché appunto avevamo intrapreso la terapia ABA, quindi aveva assistenti che erano preparati. Abbiamo avuto questa fortuna di avere assistenti con la preparazione ABA, e quindi a livello comportamentale ha sempre seguito il suo percorso, e anche all'interno della classe è stato sempre integrato molto bene, appunto perché loro avevano questa preparazione e hanno, diciamo, reso possibile alla classe di interagire bene con lui. Partiamo comunque dal presupposto che hanno difficoltà relazionali, quindi che comunque noi andiamo a insegnargli. Da prima iniziamo comunque l'insegnamento con il rapporto 1-1 che appunto dicevo, però poi li portiamo nei luoghi, cioè se appunto io devo insegnare a un bambino la risposta al saluto o comunque chiedere qualcosa al bar, e parliamo di ragazzi verbali, li porto comunque nel luogo e faccio comunque li faccio provare quello che poi comunque abbiamo fatto in terapia in rapporto 1-1. Lui è molto ha molta voglia di condividere, di avere degli amici, che ovviamente sappiamo che è difficile.
diciamo, che per chi ha questa patologia, però ecco, noi abbiamo proprio bisogno di questo, cioè nel territorio manca appunto un'attività sportiva, manca magari un centro di incontro, diciamo, sia con i suoi pari e con ragazzi sia, diciamo, problematici che non, quindi anche normodotati. Anche perché lui poi, siccome lui scrive con il computer, con la scrittura facilitata, ce lo dice proprio in maniera proprio chiara che lui ha voglia di fare, di conoscere, di girare, di avere degli amici, questa altra cosa che ci chiede spesso, e sa, soprattutto sappiamo che lui conosce la sua condizione, quindi sa il suo problema. Sa i suoi limiti e sa ovviamente il mondo intorno a sé, che non è, diciamo, proprio alla sua portata, nel senso che si parla tanto di inclusione, però rimangono parole, ecco, quindi... Quando entri nella casa, non entri solo nella casa, cioè intesa come mura, ma entri proprio nelle dinamiche familiari. E quindi io tante volte faccio comunque la sessione al bambino, che comunque lavoriamo, ok, però dopo c'è sempre il rimando alla famiglia su quello che facciamo, ma c'è proprio uno scambio, perché la famiglia ha bisogno di quei 10-15 minuti dove comunque si deve sfogare, hanno bisogno di sentirsi ascoltati, perché appunto ci può essere la non accettazione. E non sanno se comunque quello che stanno facendo stanno facendo bene, se stanno facendo male, perché delle volte hanno comunque dei familiari o delle persone che girano intorno a loro che giudicano un po' il percorso che stanno facendo, perché è normale, cioè io quello che dico a tutte le famiglie è che per comunque estinguere un comportamento problema, cioè comunque ci dobbiamo lavorare, il comportamento problema non si estingue dopo 2-3 sessioni, ma è comunque un lavoro, cioè, a lungo termine. Quindi se mi viene lo zio, perché può succedere che comunque viene lo zio dopo 2 sessioni e dice alla mamma: ma che state facendo? Ma se questo continua a fare sempre quello che faceva, no, perché qui no. Giustamente, nel senso, io comunque lo zio saprei rispondere, mi metto nei panni comunque della madre che ha difficoltà a rispondere alle persone, alle figure che comunque girano intorno a lei, che può essere, ti ripeto, un familiare, ma anche il passante, perché se si trova comunque in situazioni dove il comportamento problema può avvenire in un contesto esterno a casa, strada, al mare, in un supermercato, al ristorante, comunque quando comunque poi me li raccontano, io lo sento il loro, cioè lo percepisco il loro disagio, e non è corretto. Non lo so perché io, vabbè, non è corretto, perché io nei panni loro mi ci metto, non per questo mi chiamano ecco, è arrivata la terapista super sensibile, ma perché sono molto empatica, cioè mi ci metto nei panni loro, vivo le situazioni con loro pure quando me le raccontano, e non è giusto, insomma non mi sembra corretto che si devono trovare in queste circostanze, perché loro comunque... cioè stanno facendo un percorso veramente a 360 gradi insieme a noi, per ma con il bambino, e quindi diciamo che dovrebbero un po' capirlo tutte le persone, però non è semplice. Noi genitori, purtroppo, avendo poi altri figli, perché comunque io ho anche una bambina che ha anche altre esigenze, e quindi ci si cerca di fargli fare tante cose, ma ovviamente il territorio non ci permette questa cosa. Diciamo che la vita sociale è pari a zero per la famiglia. Questo, diciamo, non ci ha poi portato ad avere problemi a livello proprio di coppia, quello no, perché comunque siamo stati sempre uno per l'altra, quindi siamo stati forti, siamo stati diciamo molto complici, e abbiamo ben capito fin dall'inizio il problema di Vasco, quindi non abbiamo mai messo la testa sotto la sabbia. Però è ovvio che andare a mangiare una pizza, fare dei viaggi, questo per noi è impossibile. Perché poi, appunto, avendo un'altra bambina che ne soffre di questo, perché ovviamente non ha mai potuto comunicare con un fratello, perché già il fatto di avere comunque un autistico verbale già cambia. Lui invece, essendo non verbale, questo, insomma, è stato sempre un bel grosso scoglio, insomma. Quindi vita sociale no, per noi no, mai un cinema, mai un
mai una pizza, passeggiamo magari così, stando appunto ad Alba Adriatica sul lungomare, andiamo a farci delle passeggiate così, ma per il resto viaggi no, zero. Sì. A me il mio lavoro piace tantissimo, io, come mi emoziono, io lo faccio col cuore, mi piace perché comunque io aiuterei tutti i bambini, va bene, a prescindere, però le difficoltà ci sono, soprattutto quando comunque si riscontrano dei comportamenti di problema. Parliamo, allora, quando parliamo di comportamenti di problema possono essere facili da gestire. Come può essere uno strillare, un tiro un oggetto, o comunque comportamenti più importanti, quali possono essere proprio un'aggressione fisica, dove comunque io lì devo intervenire necessariamente col bloccaggio fisico, sia per tutelare il ragazzo stesso che per tutelare chi gli sta intorno. E quindi tante volte non è facile, perché durante anche il bloccaggio comunque si può scatenare un altro tipo di comportamento e parte comunque un'aggressione diretta al terapista. Io spero appunto più inclusione, più vita, perché loro hanno bisogno semplicemente, cioè per noi è semplicemente vita e per loro è uguale. Spero, ecco, che possano nascere strutture di attivi sempre di più, dove possono appunto giocare, dove possono, in base alle loro età ovviamente, stare insieme agli altri, condividere appunto dei viaggi, delle uscite. Anche senza di noi, nel senso con i loro pari, in modo da anche dargli questa opportunità, perché comunque, ripeto, più vanno avanti, più hanno questa esigenza che c'è poi nella crescita in tutti. Non sappiamo a chi rivolgerci, con chi, cioè quale attività fargli fare, trovare persone specializzate per aiutarli e per stare insieme, perché loro fondamentalmente vogliono essere normali, quindi. Questo è il loro bisogno, che insomma noi gli diamo voce, ma ripeto, io sono fortunata in questo caso perché lui scrive. C'è bisogno di maggiore formazione da parte dei docenti, da parte delle nostre figure sicuramente anche, comunque lo facciamo quotidianamente, lo facciamo e va bene, però da parte comunque dei docenti è fondamentale la formazione, perché non si può improvvisare. Comunque le strategie le devi conoscere, devi conoscere tutti gli aspetti che comunque si possono presentare, e quindi c'è bisogno appunto di tanta, tanta, tanta formazione. Spero, ecco, io di noi come famiglia di esserci al più a lungo possibile. Speriamo di trovare dei centri, speriamo che possano sorgere, insomma, delle attività per loro, che ne hanno bisogno e ne abbiamo bisogno.